Dopo il progetto pilota dello scorso anno, inizia ufficialmente la prima edizione della sicurezza parte dai banchi di scuola, un piano di lavoro annuale incentrato sulla formazione e sulla sicurezza e rivolto ad alunni e insegnanti delle scuole del territorio, in collaborazione con, tra gli altri, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale e USL. Un progetto che si è delineato in maniera articolata per parlare in modo semplice e concreto dell'importanza della sicurezza a tutti i livelli. Abbiamo 220 docenti iscritti nella formazione, abbiamo anche 68 scuole in rete che partecipano a questo progetto dalla provincia di Bologna e 4 istituti gemellati. Mi preme sottolineare che fra i gemellaggi quest'anno abbiamo anche il comune, la scuola omnicomprensiva di Tagliacozzo, che è sul cratere dell'ultimo terremoto avuto fra le Marche e l'Abruzzo. Quindi rispetto al progetto pilota, più partecipazione e maggiore articolazione dei corsi? Certamente, più partecipazione. L'anno scorso il progetto pilota coinvolgeva 3.000 alunni, quest'anno sono 7.000, l'anno scorso erano 23 scuole, quest'anno sono 60 e molti corsi di formazione in più rispetto all'anno scorso. Anche la formazione per l'alternanza scuola-lavoro, per formare insegnanti capaci di certificare i ragazzi che si recano nelle aziende la formazione fatta sui temi della sicurezza. La collaborazione e la partecipazione attiva da parte di USL, Carabinieri, Polizia di Stato, Protezione Civile, Città Metropolitana, Regione, ci sono veramente tutti, adesso non vorrei dimenticarne qualcuno, comunque le istituzioni ci sono veramente tutte. Questo diciamo, ci porterà a far sì che all'interno delle scuole possano esserci interventi da parte di tutti i soggetti istituzionali e quindi i docenti potranno, oltre che naturalmente insegnare sicurezza durante l'anno, potranno avvalersi dell'aiuto e del supporto di questi soggetti. Un importante contributo della Polizia di Stato al progetto La sicurezza parte dai banchi di scuola. Sì, abbiamo ritenuto opportuno accogliere, peraltro in maniera veramente entusiasta, questa proposta che ci è stata fatta, perché riteniamo sicuramente che per la parte di nostra competenza, quindi la sensibilizzazione ai temi della sicurezza stradale, sia un argomento che possa essere tranquillamente affrontato sin dai primi anni dell'approccio di gruppo nelle scuole. Ovviamente la scuola è un grandissimo bacino, chiamiamo così, di pubblico, cioè di quelli che saranno i futuri guidatori, per chi utilizzerà ovviamente i mezzi, ma sicuramente di persone che sulla strada in un modo o nell'altro ci devono vivere. Abbiamo rivisto e rielaborato tutti i libri di testo che abbiamo denominato quaderni operativi e ci porterà alla grande manifestazione finale del 28 di maggio, di domenica, che si chiamerà Datti una mossa in salute e sicurezza, realizzata in collaborazione con l'USL e all'interno della quale, come lo scorso anno, ci saranno attività di tutti i tipi, di tipo ludico spettacolare, in cui coinvolgeremo i ragazzi, le loro famiglie, tutta la popolazione. E come l'anno scorso saranno messe in campo delle attività interattive per far sì che giocando comunque possa esserci in ogni caso una valenza culturale ed educativa in materia di sicurezza e di salute. L'anno scorso l'IPLE ci ha supportati in maniera straordinaria per esempio, fra le altre cose, sulla simulazione del crollo del ponteggio. Anche quest'anno ci inventeremo una simulazione che riguarderà un incidente, un infortunio all'interno di un cantiere o comunque diciamo nell'ambito del comparto del settore edile, e quindi noi sappiamo già, perché ci è stato detto, che l'IPLE ci supporterà pienamente anche quest'anno. La formazione, secondo noi, a nostro modo di vedere, è alla base di tutto. È inutile parlare di sicurezza a ragazzi di 19-20 anni o nel momento in cui entrano nel mondo del lavoro. È importante, assolutamente fondamentale, iniziare a farlo da subito. E l'idea è proprio questa, pian piano di dimostrare a Roma, nel corso degli anni, che la sicurezza e la salute devono diventare materia scolastica. Un esempio appunto di questi interventi, anche proprio per fare breccia, mettiamola così, proprio nella mente, nella sensibilità dei ragazzi, dei più giovani.
Ma adesso per esempio stiamo vedendo un po' le scuole dell'infanzia. È chiaro che la scuola dell'infanzia non può avere un intervento di carattere strutturato storicamente a livello cattedratico, quindi frontale, e soprattutto ha bisogno anche di un linguaggio molto più sciolto. La divisa è di suo già un buon viatico, certamente è un momento di attenzione. In realtà dobbiamo farci ben conoscere, non siamo l'uomo cattivo, la donna cattiva, ma possiamo essere quelli che ti possono dare una mano o sono d'aiuto quando hai bisogno, in una maniera giocosa per i ragazzi appunto più piccoli, quindi per i bambini con i cartoni animati o con dei giochi interattivi, attraverso il fatto di portare anche dei nostri veicoli, perché sono comunque un momento di attenzione. Possiamo e vogliamo richiamare l'attenzione al mondo dei più piccoli, sulla sfera di quotidianità che ci muoviamo, deve essere necessariamente inserito su qualcosa che per loro deve essere familiare, e nella familiarità cercare di dargli un'indicazione su come muoversi in maniera corretta. Avete trovato, insomma, nella vostra esperienza anche di rapportarvi con loro, delle resistenze? La divisa può fare paura o rassicura? Beh, la divisa è un'incognita. Va un po' spiegata anche a loro la nostra presenza, che cosa facciamo, alcune volte perché dobbiamo fare un certo tipo di attività. Tutto sta un po' nell'approccio con il quale ti poni. Cerchiamo ovviamente di spiegare che autorità e autorevolezza in parte ce li dobbiamo conquistare, in parte ci vengono già conferiti, no? Un pacchetto, ma che tutto sommato la divisa non deve essere vissuta come lontananza, come distanza, come spauracchio, ma è colui che ti deve stare vicino, a maggior ragione nel momento del bisogno. Edilizia Sicura vuole mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza, che riguarda tutti da vicino, nel mondo del lavoro e non solo. Ormai da diverso tempo i terremoti interessano il nostro paese, focalizzando l'attenzione e i timori di tutti noi. In Italia cosa si sta facendo per limitare il rischio sismico? La nostra cultura dell'abitare è sbagliata? E può aver senso parlare di prevenzione? A margine della sesta convention nazionale di Confabitare sulla prevenzione antisismica degli edifici, abbiamo incontrato i relatori del convegno per cercare di fare ancora una volta il punto sul tema del rischio sismico. In Italia la situazione è tragica da questo punto di vista, perché non vi è ancora la cultura della sicurezza nelle case. Spesso noi compriamo i telefonini da 700 euro e ci danno un manuale di 300 pagine di istruzioni, però quando andiamo a comprare una casa non sappiamo neanche se in una zona sismica o se sono stati fatti degli interventi per la sicurezza antisismica. Quindi il nostro compito è quello di tenere sveglia l'attenzione
su questo tema molto importante che riguarda appunto la sicurezza della nostra famiglia, nostra, delle nostre case, e di coinvolgere il governo proprio perché prende dei provvedimenti seri in questo senso. Ecco, noi siamo appunto a Bologna, Emilia Romagna, zona colpita purtroppo da un terremoto devastante nel 2012. Quali sono, diciamo, le zone di maggiore criticità, parlando insomma delle nostre aree emiliano-romagnola? Ma dal punto di vista della storia degli eventi sismici in Italia, soprattutto in Italia, in particolare in Emilia Romagna, soprattutto il Forlivese, la Romagna, fino a Rimini, dove si sono verificati nel passato terremoti abbastanza forti, e quindi bisognerà anche qui fare interventi di prevenzione sismica seria. Ecco, qualche esempio di intervento, quindi che cosa si può fare innanzitutto per provare a prevenire crolli, se possibile? Quello che si può fare è innanzitutto andare a studiare la situazione dell'edificio, come è stato costruito, la sua storia. E poi ci sono vari tipi di interventi, ma qui intervengono normalmente ingegneria sismica. Si passa da cose estremamente semplici come mettere delle catene che tengono insieme l'edificio, fino addirittura in certi casi demolire e ricostruire. Il governo ha previsto misure di tre tipi per intervenire sull'antisismica. Interventi diretti con decreto legge che riguardano il cratere che si è aperto nell'Italia centrale. Decreto già approvato prevede realizzazione di nuove prime case e costruzione di nuove seconde case, oltre a tutta una serie di misure che riguardano l'economia, lo sviluppo economico, la produzione sul territorio, il turismo. La seconda misura è Casa Italia, interventi organici per portare in sicurezza in 25-30 anni l'intero territorio nazionale. Una previsione di spesa fra i 320 e i 350 miliardi. Nella legge di bilancio è già previsto un fondo unico che da quest'anno posta denaro. 1 miliardo e 900 milioni 2017, 2018 3 miliardi, 2019 3 miliardi e mezzo. E poi piano piano a crescere fino ad arrivare alla cifra che prima le ricordavo. Più ci sono provvedimenti che stanno dentro e fuori la legge di bilancio. Ad esempio? Dentro la legge di bilancio l'ecobonus, le misure di defiscalizzazione per gli interventi antisismici fino all'85% per i condomini, fuori il regolamento edilizio unico, dentro e fuori la legge di bilancio le misure economicamente coperte contro il dissesto idrogeologico. Ecco, questo pacchetto con tre teste è il fronte che il governo presidia per combattere il dissesto e la sismicità. Dal punto di vista sismico siamo molto bravi nell'intervenire subito dopo il terremoto, ma non abbiamo ancora una politica seria, organizzata per mettere in sicurezza il territorio prima che si verifichi il terremoto. Quindi la prevenzione è ancora un po' utopia? La prevenzione sì, richiede scelte politiche abbastanza forti, con scelte economiche altrettanto forti. Fino adesso insomma non è successo niente, però c'è questo progetto Casa Italia e può darsi che questo sia la volta buona. La prevenzione è un mantra che si usa per cercare qualche colpevole dei danni che sono già avvenuti, ma siccome quando il terremoto arriva nessuna prevenzione è sufficiente a impedire che caschino i luoghi che sono stati anche messi nelle condizioni di dover resistere, occorre immaginare una intelligente ricostruzione, che è quella che ha portato in alcuni casi a ottime soluzioni. Quindi la prevenzione ovviamente è logica per ciò che è costruito da oggi in avanti. Per il passato non è che puoi smontare la Basilica di San Benedetto a Norcia e rifarla antisismica. Siccome non lo puoi fare, se non c'è provvidenza che ti impedisce che il terremoto faccia i suoi danni, non c'è nessuna prevenzione utile, mentre la ricostruzione è la cosa più importante, va fatta con avvedutezza, intelligenza, evitando Newtown. Se tu devi mettere in sicurezza la Cappella Sistina, come fai? Smonti Michelangelo? Quindi è chiaro che mettere in sicurezza vale per pochi edifici storici e per tutti quelli fatti da qua in avanti, che sarebbe bene che fossero pochi visto come li fanno. Per il passato, quando accade una tragedia, occorre una grande intelligenza nella ricostruzione.
Se fate questa domanda a un muratore probabilmente non vi sa rispondere. E il bello è che li usa tutti i giorni questi blocchi e questi mattoni. Sono in realtà laterizi che si usano da molti anni e che hanno migliorato molto le prestazioni dell'involucro dell'edificio, cioè delle pareti esterne in modo particolare. Si tratta semplicemente di laterizi, quindi ottenuti con l'argilla, che nella fase di produzione però viene additivata con piccole scaglie di legno o farina di legno nel caso del microporizzato, che ovviamente durante la cottura, poi a temperature che superano i 900 gradi in genere, si trasforma in piccoli vuoti, in piccoli alveoli appunto, che migliorano moltissimo le prestazioni termiche di un blocco e facendo sì appunto che la capacità di frenare, diciamo così, il passaggio del caldo e del freddo sia maggiore, e questo permette ovviamente un risparmio energetico notevole. È una tecnica ed è un materiale che si usa ormai da molti anni. Il nostro compito istituzionale è quello di intervenire nelle situazioni dove ci sia la necessità, spesso a seguito di eventi appunto naturali, come diceva lei, come delle calamità o anche degli eventi sismici, e i nostri compiti in queste occasioni sono molteplici. Innanzitutto nelle prime ore ci occupiamo del soccorso a persona, per cui normalmente nelle prime ore con una serie di nuclei specialistici dedicati al soccorso a persona, come per esempio l'unità cinofila di quelli che chiamiamo USAR, Urban Search and Rescue, si occupano ad esempio del ritrovamento delle persone ancora bloccate in vita sotto le macerie. Le squadre USAR, Urban Search and Rescue, ci hanno consentito nelle prime ore dell'emergenza di salvare molte persone che rimangono intrappolate sotto le macerie. Normalmente loro vengono addestrate in maniera tale da riconoscere la traccia, diciamo, umana da perseguire al di sotto delle macerie, e poi sono addestrate a comportarsi in maniera diversa a secondo se loro percepiscono che vi sia vita sotto le macerie o che pure purtroppo, diciamo, vi sia sì una persona ma che non è più in vita. In base a questa differenza di comportamento, normalmente se la persona è viva cominciano ad abbaiare e ad agitarsi, tra virgolette, ti fanno capire che il soccorso è necessario e urgente. Se invece c'è sotto una persona deceduta, girano in tondo più volte nella zona dove loro sentono che è presente la persona. Si può parlare di sfortuna in caso di terremoto? No, sfortuna non c'entra niente, ecco, a meno che non si tratti di eventi completamente inattesi, ma non ci sono. Ecco, un terremoto colpisse Mosca oggi, sarebbe veramente qualcosa di sfortunato, non se ne registrano. Ma la stessa New York ha avuto terremoti, dunque non possiamo considerarci al di fuori. Non, la sfortuna non c'entra niente, non c'entrano gli dèi, non c'entra nulla di tutto questo. C'entra solo come è fatta la Terra, un pianeta attivo, che dunque ha anche terremoti e vulcani. Come mai in un caso di un terremoto grave, quindi di entità abbastanza intensa, qualcosa crolla e qualcosa no? Vabbè, questo può dipendere da varie cose. Intanto può dipendere da come sono costruite le abitazioni o gli edifici, perché questo fa la differenza qualche volta, ma molto spesso dipende da dove appoggiano le fondazioni, cioè se stanno in un terreno molle che amplifica le onde oppure in uno duro che le attenua. Ecco, questo può fare parecchio la differenza, quindi può dipendere da un effetto sito o da un effetto costruttivo. Ci sono delle aree dove i terremoti si possono provocare, che sono sismogenetiche, cioè sono delle spaccature del sottosuolo che poi fanno rompono le rocce, quindi le faglie sostanzialmente. E in Italia ce ne sono tante, tutte piccole, frammentate, eccetera. Non c'è una grossa fagliona, diciamo, tu tieni sotto controllo quella, eccetera. Quindi un po' questa è anche la situazione dei nostri terremoti, bassi di intensità, ma gravi come danni. Ma tutto però poi dipende da come abbiamo costruito, cioè molto male, da come abbiamo manutenuto, cioè per niente. Vi segnaliamo i corsi di dicembre per l'area sicurezza in partenza presso IPLE. Dal 15 dicembre sono previste 6 ore di aggiornamento sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto, e 8 ore di aggiornamento per addetto al primo soccorso per aziende di gruppo A. Dal 19 dicembre 2016, 16 ore di formazione sicurezza lavoratori del settore costruzioni, rischio alto. Per informazioni si può come sempre consultare il sito www.edili.com.